fatto di sta maglia, fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chili C, non rumba un cazzo a KTCB. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B, serie B. Buonasera, buonasera mitici. 19ª partita di campionato della Lega Pro, girone C. Partita decisiva. Foggia che gioca a Catanzaro e vince 3-0. Siamo qui per commentare insieme a tutti gli amici foggiani e satanelli sparsi nel mondo. Andrei subito a sentire così a caldo le prime impressioni. Siamo in tanti oggi, siamo in tanti. C'è Biagio da Foggia che cura la regia, ci supporta e sopporta. Poi abbiamo, vedo, Juanito da Mantova, c'è Manu dalla Germania. Ciao a tutti, c'è buonasera. Tino dalla California, c'è Valentino da Roma. Roma. Sì, e ci sta anche Giacomo da Milano, giusto Giacomo? Sì, giusto, giusto. Giacomo, partire proprio da te. Come hai visto questo Foggia? L'ho visto bene, mi è piaciuto, ci ha dato la prova che tutti ci aspettavamo. Non era facile oggi andare a Catanzaro e vincere così, perché venivamo comunque da due settimane pesanti, nonostante venissimo da due pareggi, non da sconfitte, comunque l'ambiente non era dei migliori in queste settimane. La squadra mi è piaciuta, mi dispiace per Floriano, perché quello che ha fatto è chiaramente una stupidaggine. Ma cosa ha fatto dello specifico? Qualcuno è riuscito a vedere? Perché io non ho seguito bene. Da quello che dicevano i telefonisti è stato un fallo di reazione, un po' simile a quello che ha fatto il giocatore del Catanzaro prima che è stato espulso. Mi è piaciuto Chirico moltissimo, devo dire che effettivamente questo è un giocatore esplosivo, perché magari era venuto a fare la riserva, però davvero 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 bravo. Mi è piaciuto Sarno. E anche Vacca mi sembra un giocatore di un altro pianeta. Se posso dire qualcosa che non mi è piaciuto, non mi sta piacendo tanto, però qualcuno l'aveva già segnalato qualche gara fa, di Chiara in fase di copertura, perché spesso si perde l'uomo. Per il resto sono molto soddisfatto. Quindi secondo te uomo partita? Uomo partita Sarno per i gol, però Chirico, direi Chirico. Si è sentita la mancanza di Iemmello? Si è sentita la mancanza di Iemmello. A livello tattico? No, però secondo me serve l'attaccante serve. Perché nel primo tempo, a parte quel gol lì, mancava una punta di peso là davanti. Valentino, tu tenevi un attimo le sostituzioni, no? Nel pre-partita ci sentivamo i giorni scorsi, e una delle tue paure era proprio quella delle eventuali sostituzioni. Cosa ne pensi adesso, dopo i 90 minuti di Catanzaro e con 3 gol che portiamo a casa e 3 punti? Vabbè, il discorso delle sostituzioni è decaduto con l'espulsione di Floriano, perché poi rimasti in due è chiaro che la partita è stata diversa anche nella gestione dei cambi. Però secondo me il primo tempo ci mancava una punta di riferimento davanti, perché arrivavamo lì sulla tre quarti e poi non si sapeva bene che fare. Io, secondo me, Chirico ancora non ha imparato bene il nostro gioco, perché adesso che andrà a lezione De Zerbi smetterà pure, secondo me, di fare queste accelerazioni, calciare tutte le parti, rientrare nei campi. È un po' fuori schema. Ancora un po' fuori dalle righe. Però un po' ricorda il Cavallaro degli anni passati, o no? Sì, vabbè, comunque un giocatore che può calciare il cambio di passo, insomma, quindi anche se deve subentrare poi quando sarà... può tornare utile. Sono contento per Sarno, che secondo me fa sempre la sua onesta partita e spesso viene bistrattato solo perché deve assumersi la responsabilità di fare delle giocate difficili e quindi di sbagliare. Però oggi ci ha messo lo zampino su tutti i gol, e stava dove doveva stare, e mi ha fatto una buona impressione. Ok.
Però come partita io direi Agnelli, perché ha preso per mano proprio la squadra, mi è parso veramente concentratissimo. Per tutta molti invece lo hanno criticato, sento che però ha sbagliato molto, però come atteggiamento lo vedevo in una settimana difficile, l'ho visto proprio vicino a tutti i giocatori, e l'ho visto spesso che parlava con tutti quanti e dava la giusta direzione alla partita, secondo me. Perché è stata una partita nervosa, difficile, ecco, soprattutto il primo tempo. E... quindi chi è che secondo te ha sbagliato di più? Se c'è stato qualcuno che ha sbagliato l'approccio alla partita? Beh, ma l'approccio non direi che l'hanno sbagliato. Forse la difesa oggi è un po' ballato, anche sul 2-0. Arrivavano troppi palloni agli attaccanti. Per fortuna hanno sbagliato diversi controlli a un metro da Narciso, ma altrimenti veramente sono arrivati con troppa facilità, soprattutto alle fasce. 2-3 volte sono passati a vuoto sia Angelo che Di Chiara in fase di copertura. Forse qualcosa va rivista. Ok, Manuel, come l'hai vista questa partita? Beh, sicuramente la partita è stata interessante fin dal primo minuto, perché comunque i primi 20 minuti del primo tempo abbiamo attaccato e ho visto sicuramente un Foggia completamente diverso, e soprattutto erano meravigliosi questi affondi che ogni tanto Crico faceva, che proprio trasportava tutta quanta la squadra. Abbiamo ancora il brutto vizio di prendere cartellini rossi e gialli anche quando siamo in vantaggio. Questo è un problema che non riusciamo ancora del tutto a risolvere. Vabbè, sul rosso non ha visto nessuno, penso, quindi non mi espongo più di tanto. Gran parte degli attacchi venivano tutti quanti, la maggior parte, dalla fascia destra. La fascia sinistra invece è qualcosina di meno. Però, signori, devo dire che Chirico e Vacca fanno veramente la differenza, perché proprio hanno dato un taglio completamente diverso al proseguo del gioco. Nella seconda metà, poi già nella seconda metà del primo tempo, i giocatori del Catanzaro cominciavano un po' innervosissi, anche se ne accorgeva anche dei falli e tutto quello che era successo. Però, signori, servivamo di questi benetti tre punti, i tre punti li abbiamo presi, andiamo avanti così. Bene, sintetico, Manu, come sempre dalla Germania. Io andrei in California, al caldo della California. Salve a tutti. Sì, la partita l'ho vista, ho visto il Foggia che bisognava vedere, un Foggia reattivo, dalle ultime due gare che non è stato così tanto reattivo. Pino, tu temevi questa partita? No, non la temevo, perché ho sentito l'ultima intervista che hanno fatto a De Zerbi, e la cosa che interessasse a De Zerbi non è neanche giocare, vincere, perdere, era carattere, avere spirito di squadra, avere la bava che abbiamo sempre, di cui ne abbiamo sempre parlato, alla bocca. E grazie con gli innesti che ha avuto il Foggia, Chirico e Vacca, soprattutto Chirico in attacco, ho visto questa bava. Chirico è stato non stop, anche se il primo gol era il suo, il 90% era il suo, poi l'ha infilata dentro Sarno, va bene, però chi ha tirato una bella palla da quasi fuori area è stato Chirico, non è stato nessun altro. E bisogna dare credito a De Zerbi per aver messo fuori Iemello per molti vari motivi, un po' per lo stimolo che vuole dai giocatori e un po' pure perché, avendo Iemello nelle ultime partite, neanche negli allenamenti, non questa grande voglia di giocare, o avendo forse il credito di poter giocare anche se, essendo il capocannoniere, anche se non in campo non dia il 100%, ha fatto bene a metterlo fuori, perché giocare contro la sua città sarebbe stato molto meno di quello che ha fatto nelle ultime partite, molto meno. A meno che non, te, non... Iemello, questa cosa Iemello la prenderà, sì, nel modo giusto. De Zerbi lo rispetta molto Iemello, e sì, questo è, come diceva lui nell'intervista, è proprio una lezione che dà un padre ad un figlio, e Iemello ne deve fare credito di tutto ciò. Quindi Iemello si deve rimboccare le maniche, e ha fatto benissimo a cacciarlo proprio alla partita col Catanzaro. Poi penso che, perché questo partita, discorso vale per tutti i giocatori del Foggia in questo momento. No, per tutti. No, per tutti, però mettiamo il caso, De Zerbi doveva cacciare Iemello in una partita del campionato, ha fatto la partita perfetta, a casa sua non l'ha fatto giocare. Sono contentissimo di ciò, e Chirico è non stop, Vacca grandissimo. Vacca ha fatto al primo tempo regista, ultimo giocatore, difensore, di tutto ha fatto Vacca nel primo tempo, quindi abbiamo avuto questi nuovi innesti che hanno dato molto credito al risultato finale.
pure do credito al Catanzaro, ha fatto una buona partita, ma il Foggia non lo ferma nessuno. Noi siamo di un'altra categoria, come tocco di palla, come classe, come tutto. Quindi adesso ci vogliono questi risultati, ci vogliono solo questi risultati. Ok, io andrei a concludere il primo giro con Juanito da Mantova. Che ci dici? Allora, questo è un Foggia che ti fa venire voglia di cacciare fuori le rime, eh? C'hai un pezzo pronto questo Foggia? Quello indipendentemente dal risultato, comunque, cioè, nel senso, è una passione, Foggia non si discute, si ama. Grosse questo emozioni questo, oggi però. Sì, quello sì. Non dimentichiamo la super parata di Narciso sull'1-0, che quella comunque è stata importante per il proseguo della partita. Non benissimo di Chiara, bene Chirico, e rimane appunto questo piccolo giallo della non convocazione di Iemmello, che ha fatto bene, però comunque sul mercato bisognerà operare in quel settore. Qualche settimana fa, se non sbaglio, pure Angelo dichiarò: chi non ha stimoli si faccia fuori. Adesso non so se era riferito a lui o ad altri, comunque penso che sia quella, la scelta di oggi sia una conseguenza di tutte queste dichiarazioni che sono state fatte anche qualche giorno fa. Ma quindi, diciamo, se tu dovessi in due parole trovare le differenze rispetto alla scorsa partita giocata dal Foggia, cioè tra in casa e fuori casa in generale, se vuoi, cioè tu noti una certa differenza nelle due squadre, nell'anima, nel gioco, cioè tatticamente secondo te, cioè, possiamo fare domanda alla Lega di giocarle tutte fuori, non lo so. No, è che sono stati, i ragazzi oggi sono stati più cinici tra virgolette, nel senso che il rigore, a differenza di sabato scorso, la palla è entrata. Quindi è tutta una questione di freddezza, l'approccio è stato buono, e quindi adesso aspettiamo questa punta che arriverà dal mercato, spero, e dopodiché da febbraio dobbiamo vincerle tutte, casa, trasferta, tutte quante. Sì, infatti anche pure da gennaio, pure da gennaio direi, perché ce ne abbiamo una settimana. Sì, ne manca una, ne manca una a gennaio. Tra l'altro non facilissimo. La prossima è a in casa contro il Benevento. Non facilissimo. Non facilissimo, anzi, partita sicuramente che segna anche questa, diciamo, la svolta, il proseguimento, anzi, che la svolta che io penso che sia già cominciato da oggi, però, diciamo, la svolta per quanto riguarda il filone delle partite in casa comincerà sicuramente domenica prossima. Beh, per la classifica è importante la prossima giornata, perché c'è anche Casertana-Lecce, quindi... E c'è anche Casertana-Lecce scontro al vertice, cioè comunque nell'alta parte classifica. Si incomincia adesso a vedere le più fonti incominciano a scontrarsi, quindi anche interessante da vedere, ma insomma prima o poi sarebbe dovuto accadere, quindi meglio levarsi il pensiero da adesso subito, diciamo. Sì, io vorrei sentire anche un commento della regia foggiana, quindi andrei un attimo da Biagio per sentire le opinioni, le sue opinioni, il suo parere sul... Sì. Se ci sente, sì, è collegato, sì, ecco. ci sono. Beh, innanzitutto chiaramente c'è una grande soddisfazione perché oggi ci siamo veramente comportati, si sono comportati molto bene. Hanno dimostrato di esserci con la testa, tutti quanti, nessuno escluso. E sono state fatte delle scelte importanti, questa squadra è capace di arrivare davanti alla porta avversaria in qualsiasi momento e con qualsiasi giocatore. Le occasioni le hanno avute in tanti, questa volta finalmente le abbiamo messe dentro. Qualche errore ce lo siamo riservati, però tutto sommato, ecco, quando fai 3 gol ci può stare che magari c'è qualche cosa, che qualche tiro fuori può andare. Io mi sento di sottolineare un solo grande giocatore a cui devo attribuire il merito, cioè un po' di merito in più rispetto agli altri, ed è Antonio Narciso. Narciso è quello che ci ha fatto vincere la partita, perché dietro è un'autentica diga, ha un coraggio incredibile, si è fatto male contro un proprio compagno di squadra, è una di quelle, ecco, lui forse il giocatore che abbiamo, assolutamente sì, devo dire che è veramente di altissimo livello.
Cristian, noi possiamo provare a vedere se riusciamo a, a contattare direttamente i nostri amici che sono andati lì allo stadio. Possiamo perlomeno provarci. Ecco, io non sono assolutamente. Va bene, proviamo. Proviamo a fare un collegamento con Catanzaro, proviamo con a vedere dei tifosi da Carpi che si sono hanno affrontato la trasferta da Carpi. Proviamo. Esatto, proviamo a vedere se riusciamo a contattarli. Sarebbe una cosa simpatica. Proviamo a vedere. Dovrebbero pronto? Essere ricordo, essere, pronto? Ricordo. Pronto? Ci siete? Sì, 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 siamo col viva voce. Siamo col viva voce. Ecco, il viva voce magari abbiamo qualche problema noi di audio. Comunque, chi sei tu, Gaetano? Come ti chiami? Gaetano, poi c'è Roberto, l'altro di Foggiani da Caspi e poi stanno tre ragazzi di Foggiani di Piemonte. Perfetto, allora senti, noi siamo in diretta, vi stiamo ascoltando, vi lasciamo il microfono, raccontateci voi le emozioni di una partita vinta in questo modo a Catanzaro. Leonardo. No, qua siamo stati grandi, abbiamo vinto 3-0, il primo gol su un fallo che non ha fischiato l'arbitro a favore del Catanzaro, poi alla fine si è messa sui binari giusti per noi e abbiamo avuto anche la fortuna dalla nostra e abbiamo vinto 0-3. Erano concentrati i ragazzi? Come li avete visti? I ragazzi erano concentrati e abbiamo avuto un'ospitalità eccellente. Beh, questo ci fa piacere, questo ci fa piacere. L'espulsione di Floriano, chiediamo l'espulsione di Floriano. Gente cordiale con cui abbiamo discusso, parlato e ci siamo divertiti tutti. Senti, ci chiedono da Roma l'espulsione di Floriano. Come l'avete vista? Perché noi non abbiamo visto niente in nessuno. Se la poteva risparmiare è stata una sosta di pseudo gomitata a margine dell'H che poteva evitare tranquillamente. Sì. Perché noi. È stato un fallo un po' stupido, forse. È quella del Catanzaro, perché noi non abbiamo visto in streaming nessuna. Quella delle del due. Catanzaro è stata dalla parte opposta di dove ero io, per cui non ho seguito bene l'azione e quindi non ti so riportare. Ho capito, benissimo. Insomma, tornate. Quando ci avete messo per arrivare a Catanzaro? Un bel po' di strada avete fatto, no? Poi ho fatto un'ora e mezza. Di aereo a Terme siamo arrivati in un'ora e mezzo da Bergamo. Da Bergamo, sì, perché sono i foggiani dal Piemonte e ci sono i foggiani da Carpi. Benissimo, vabbè. Buon rientro. Sì, ci siamo incontrati a Bergamo, noi siamo partiti da Carpi, siamo andati a Bergamo, io da Torino. Questo ci fa piacere, arriva un buon rientro dagli altri che sono collegati con noi. Era anche nonno Ciccio. C'era anche nonno Ciccio, ma dove non c'è nonno Ciccio? Bisognerebbe chiedersi, nonno Ciccio c'è sempre. Solo che forse non ci avete visto perché sono messo in tribuna, quindi purtroppo in curva ospiti non ce l'ho fatta entrare. Noi non siamo tesserati, quindi non siamo entrati in curva ospiti, siamo entrati in tribuna con i catanzaresi. Noi stiamo mandando una foto presa da Sportube. Oggi abbiamo fermato uno screenshot oggi, ma chiaramente erano quei pochi che erano in curva. Immagino che voi invece non eravate inquadrabili dalla noi eravamo in tribuna, sì. In tribuna. Va bene, dai. Abbiamo anche tolto la pezza, l'abbiamo rimessa, ci siamo spostati, quindi ci hanno mandato una foto dove c'era la pezza di nonno Ciccio esposta e la nostra era. La stavamo spostando da un'altra parte, quindi. Okay. Però eravamo comunque dove praticamente era la pezza di nonno Ciccio, là stavamo anche noi di fianco da un po'. Solo che l'abbiamo preso e spostato a un certo punto, ci siamo spostati un po' verso il lato perché si era un po' scaldata la tribuna sulla posizione. Sì, immagino. Sì. Pesa meno. È stata bene, però sai, per evitare di. Mi sembra giusto, dai, anche per correttezza, perché poi correttezza, bisogna rispettare anche loro, perché poi non vivono un bellissimo momento a Catanzaro. Infatti noi al terzo gol non abbiamo sul grande pubblico rispetto. Quello di Catanzaro, grande pubblico, nonostante sia gemellato con i barlettani. Però sono stati in diretta.
No, che poi sì, infatti noi ci aspettavamo di essere comunque accolti male per questo motivo qua, per la rivalità che abbiamo con il Barletta, invece alla fine ci hanno accolto bene. Quindi... c'è una vecchia amicizia però col Catanzaro, ricordo una vecchia amicizia di tanti anni fa. Parlato, erano anche due nobili decaduti si sono incontrati. Sì, beh, speriamo che una delle due nobili riesca a riprendersi dalla sua lunga decadenza. Le due ad interpretare. Speriamo bene. Vi peserà meno il rientro adesso con una vittoria, sì, è più leggero, no? Perché farsi tanti chilometri e poi magari non avere il risultato. Che impressione, vi faccio l'ultima domanda, voi seguite da fuori come la stragrande maggioranza di quelli che seguono Mitico Channel, voi chiaramente non vivete su Foggia direttamente. Che impressione no. avete avuto della vicenda di Iemmello? Secondo voi è stato... Poco chiara. Ho chiesto al presidente Fares se c'erano dei problemi e mi ha detto che era tutto ok. Non so che cosa significa. Ritengo estremamente difficile che ti potesse dare una risposta diversa da questa. Sarebbe stata complicata. Al nostro giudizio De Zerbi ha sbagliato, perché almeno in panchina doveva portarlo. Questa è la sua città e per rispetto di Iemmello doveva portarlo a Catanzaro. Perché a Catanzaro hanno chiesto di lui. E il padre era presente in tribuna per rispetto del figlio. Certo. Capisco che poi ci sono anche questi risvolti. Poi bisognerebbe capire cos'è successo veramente. Va bene, comunque ve ne tornate con una vittoria, questa è una cosa bella. Ci ha fatto piacere sentirvi, se magari volete essere con noi anche nelle prossime partite, anche quando non sarete presenti allo stadio, ci farà piacere, tanto per telefono o per Skype, la nostra è una comunità aperta. Grazie del vostro buon rientro ancora. Buon rientro da parte di tutti. Ciao ragazzi, buon rientro. Ciao. Vi salutano ciao. Tutti. Ok, siamo tutti gli ascoltatori di Mitico Channel. Ragazzi, forza Foggia, fino alla fine. Perfetto, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, forza Foggia. Forza Foggia. Bene, allora, aspetta che ti recupero, Allora, eccoci. Senti, è bellissimo allora, sentire questi tifosi che hanno affrontato la trasferta a loro spese, sono partiti, hanno preso un aereo, si sono organizzati. E tornano a casa felici con dopo aver visto un ottimo Foggia. C'è un po' di invidia, perché sono sempre ti rivengono in mente quelle belle sensazioni di tornare a casa, di riaffrontare il viaggio di ritorno, seppur lungo, con una grande energia, una grande forza. Bene. Dopo abbiamo un'altra telefonata, un altro amico questa volta da Foggia. Non so se vuoi lanciare la pubblicità, decidi tu. Sì, va benissimo, lanciamo la pubblicità. Perfetto, a dopo. Signore e signori, pubblicità. Amici della Fiara, siamo tornati in diretta. Sì, vai. Allora, Biagio, se tu sei d'accordo, io farei un altro giro però per sentire un po' le opinioni. I mitici, o ce l'hai pronta la telefonata? No, possiamo fare sicuramente un altro giro. Io volevo solo ricordare e ringraziare Vincenzo che ci sta facendo, noi abbiamo non siamo solo diffusi come redazione, ma anche come regia. Vincenzo ci sta facendo da Pisa il monitoraggio dell'audio, ci dice che va tutto bene perché ultimamente qualche cosa non c'era andata molto bene da queste parti, ci fa piacere. Adesso vai avanti con un altro giro, poi dopo magari alla fine del giro facciamo collegare anche Alessandro che sarà con noi telefonicamente. Va bene, okay. Salutiamo Vincenzo e cogliamo sempre l'occasione per invitare tutti quelli che ci sentono e ci ascoltano ad unirsi a questa trasmissione.
semplicemente utilizzando Skype, insomma, comunicando per tempo il loro account, verranno contattati e faranno sicuramente parte di questa grande famiglia. Andiamo nella nostra grande famiglia e andiamo quindi anche da un altro figlio di De Zerbi, che potrebbe essere, chi potrebbe essere se non Giacomo? Allora Giacomo, allora, senza entrare nello specifico, né come dice De Zerbi non esiste nessun caso gemello, dimentichiamoci quello che è successo, andiamo avanti. E già vedevo sui social che Iemmelo già sta ringraziando, si sta complimentando con i suoi compagni di squadra, e questo è già un buon segno, segno di maturità da parte sua. Parliamo di altro, parliamo di approccio al Benevento in casa. Allora, il Benevento lo dobbiamo distruggere, sia perché mi è sempre, questa squadra che mi è sempre stata antipatica, sia perché abbiamo perso l'andata, sia perché c'è quell'allenatore che è antipatico, poi mette in discussione il mio padre De Zerbi, all'andata c'è stata quella baruffa che non mi è piaciuta, e quindi io mi auguro che il Benevento venga distrutto completamente. Ma come vedresti la formazione ideale, la formazione ideale per affrontare questo Benevento? Cioè, chi vedresti titolare secondo te? Chi si è guadagnato oggi un posto da titolare? Ma io vedrei la formazione di oggi, ovviamente senza Floriano, e vedrei il ritorno di Iemmelo. Volevo spezzare anche un'altra lancia a favore di De Zerbi, perché l'esclusione di Iemmelo gli ha causato tantissime critiche. Oggi tutti alla fine a complimentarsi perché è andata bene, però non era facile, nel senso, capisco che siamo tifosi, quindi le opinioni cambiano velocemente, però tanto di cappello, nel senso, è stata secondo me anche per lui una decisione sofferta e ponderata. Sì, che sicuramente non l'ha presa da solo, avrà sicuramente sentito anche la società, perché Roberto De Zerbi probabilmente fa questo lavoro da poco tempo, però è una persona che sa come comportarsi e sa utilizzare i giusti pesi e le giuste misure, giusto Valentino? Questa decisione secondo te è sintomo di un allenatore, cioè abbiamo un allenatore che sa quello che fa, vuole raggiungere i propri obiettivi, cioè quali sono le cose positive di questo comportamento secondo te? Allora, io nel senso, chiaramente come tutti immagino, mi sono cercato di documentarmi il più possibile per capire le cause di questa faccenda Iemmelo, che quantomeno è atipica, diciamo, se non vogliamo. Io non, per quanto molti speculano sulla bontà o sulla negatività di De Zerbi, non credo sia una decisione che sta tutta in mano sua, cioè secondo me è stata una decisione presa dalla società in accordo con De Zerbi, quindi non mi sento né di dare quello che poi non so se è un merito un errore a De Zerbi, credo che sia stata una decisione di concerto di tutto il pacchetto Foggia. Detto questo, secondo me comunque non era il... Poi i fatti ci hanno dato ragione, perché abbiamo vinto bene, però non era una partita in cui bisognava fare questa cosa qua, insomma, questo atto punitivo, se era un atto punitivo. Abbiamo rischiato. Beh, insomma, comunque siamo andati lì rimaneggiati, sai, comunque Mazza non c'era, poi tutto può fare, abbiamo vinto e tutto bene. Ma però, secondo te, parliamo proprio di cose spicciole. Quando si dice che nessuno ha il posto da titolare, secondo te attualmente esiste veramente la possibilità di giostrare col doppio ruolo, oppure ci manca ancora qualcuno per poter affermare con sicurezza, secondo te, che nessuno è parte da titolare? Allora, guarda, io nel mio piccolo ho giocato un po' a calcio, ma chiunque un po' segue il calcio sa che ci sono i titolari e le riserve, c'è sempre stata questa cosa, quindi per quanto può dire De Zerbi, no, c'è una formazione titolare e le altre sono alternative, ma lui stesso dice che anche quando acquistiamo i giocatori, dice al giocatore che compriamo, tu vieni a fare l'alternativa, tu vieni a fare il titolare. E quindi è molto chiaro lo schema in questo. È chiaro che poi dichiara, magari ha giocato meglio di come stava giocando Agostinone ed è diventato titolare, però in questo momento si è ribaltata la cosa, adesso dichiara è il titolare ed Agostinone non vede campo da mesi, e quindi lo schema è chiaro, adesso ci abbiamo più alternative al centrocampo, però secondo me adesso che troveremo la quadra ci sarà un centrocampo titolare e gli altri saranno in riserve. Ma l'unico modo, è chiaro che nessuno si può impermalosire di questo, Iemmelo è il nostro attaccante titolare, come titolare Sarno, secondo me, Sarno non deve mai partire in panchina, ma per me non c'è dubbio su questo. Manuel, pensi quindi che questa sia un'ottima scossa psicologica a questa squadra? Sì,
giustamente quando il mister ha deciso che Yemeva deve stare fuori, aveva le sue ragioni. Sicuramente questa vittoria è una scossa positiva, perché come voi avete già anticipato, abbiamo perso nelle ultime due settimane 4 punti, e di conseguenza questi 3 punti ci servivano come il pane. Per quanto riguarda Iammello, sì, sicuramente tornerà a giocare come sempre, anche perché ieri poi c'è anche un'intervista da parte dello stesso De Zerbi, che ha detto del profondo rispetto, adesso uso qualche parola diversa, che ha, diciamo, dell'affetto che comunque ha avuto nei confronti di questo giocatore. Ha avuto i suoi buoni motivi, però secondo me io non mi soffermerei a parlare di Iammello, cioè comunque... Voglio dire, signori, cioè magari c'è stato successo qualcosa, io non lo so, però so soltanto che adesso, anche con questa squadra, con questo tipo di formazione, il Foggia è comunque una squadra che può offendere. Certo, andrebbe messo ancora un piccolo, io rinforzerei in un certo qual modo l'attacco, però voglio dire, anche così va bene, insomma. E a me sì, dovrà giocare, ripeto, però voglio anche dire sostanzialmente che oggi io questa grande mancanza non l'ho sentita. Senti Pino, invece volevo farti notare una cosa, non so se la condividi con me, ma se forse c'è una pecca in questa squadra è il fatto che ancora non riusciamo a gestire l'avversario quando ci mette sotto stress. Cadiamo spesso in questi tranelli di falli di reazione. Tu cosa ne pensi? I falli di reazione dipende dal giocatore. Noi prendiamo cartellini gialli che li possiamo evitare. Si possono evitare. E la squadra il carattere ce l'ha. Per questa partita che abbiamo fatto oggi è stata una buona lezione per Iammello, per quel che sia successo. È andata benissimo. E mostra anche il carattere di De Zerbi. De Zerbi l'ha sempre detto, io non penso che ci sia stata in questa decisione l'influenza da parte della società per togliere Iammello. De Zerbi ha sempre preso le sue responsabilità, è lui che comanda, gestisce tutto, quindi non penso che abbia a che fare la società, nessuno. Quindi mostra il carattere del nostro allenatore, che è un grande carattere, a mettere fuori rosa per questa partita il capocannoniere del girone. Non è da pochi mettere fuori rosa il capocannoniere, quindi mostra che De Zerbi mostra che ha rispetto per tutti i giocatori, per tutta la squadra, e dobbiamo vincere il campionato. Ha mostrato oggi che bisogna vincere il campionato, perché se Iammello ha segnato 11 gol, forse ne poteva fare 20. Ne poteva fare 20 se avesse avuto il carattere giusto nel giocare la palla. Domenica prossima col Benevento, se negli allenamenti e con il carattere, con il modo di fare che avrà Iammello durante la settimana, si guadagna la posizione d'attacco, bene. Se no si rigioca, non so, con Masa o quel che sia. Quindi in tutto sommato la vedo positivissima. Se poi il papà di Iammello è andato allo stadio e non ha trovato il figlio, vado a Cosenza tra 2 mesi, si va a vedere il figlio a Cosenza, mi dispiace. Lo troverà sicuramente titolare. Lo troverà a Cosenza, perché oggi avrebbe fatto un autogol per fare contento il padre, quindi mi dispiace, ma forza. Beh, no, un autogol no, però probabilmente forse con lo spirito giusto. Come Iammello di suo molte volte spinge la palla di petto, perché la palla sta entrando e la spinge di petto, forse oggi avrebbe fatto qualcosa del genere. Non per criticare Iammello, non per criticarlo, però si è visto nelle ultime partite che è calato molto, e non penso che questa sia stata proprio la partita che gli avrebbe dato la carica per dare il 100%, quindi benissimo. De Zerbi è un grande. Sì, quando si fanno queste scelte, i tipi di reazioni sono due: o si spacca lo spogliatoio, oppure se ne esce più fortificati e si comincia veramente a ottenere poi qualcosa che poi è l'obiettivo, cioè una squadra compatta, chiusa, esatto. più forte che punti veramente all'obiettivo. Giovanni, Juanito, l'obiettivo? Sì, sì. L'obiettivo lo possiamo raggiungere con questa squadra? Vedi le altre squadre che possono darci fastidio, che fanno un gioco diverso dal nostro? Vabbè, per quanto riguarda il gioco, diciamo che il Foggia nel nostro girone è quello che esprime il miglior calcio, dal mio punto di vista.
quindi le altre, solo che purtroppo a volte non basta e ci sono altre squadre che magari giocano peggio, e sono ad esempio la Casertana, né che abbia sto gioco spumeggiante, eppure è davanti a noi. Perché? Perché ha sfruttato le occasioni che ha avuto, e noi, a differenza loro, anche in casa, cioè, non dimentichiamo che comunque se Iemmello, io con la Juve Stabia davanti alla porta non la tirava alta, e con la Paganese la buttava dentro, non è colpa sua, per carità. Però posso dire una cosa? Adesso comunque avremo 4 punti in più. Però guarda, nel senso, ha perso punti negli ultimi minuti con superiorità numerica, veramente su episodi che se fossero successi a noi apriti cielo, insomma. Quindi insomma, no, quest'anno proprio degli episodi, insomma, non c'è tanto da lamentarsi, per la verità. No. Però comunque oggi l'arbitraggio mi è sembrato abbastanza, diciamo, equilibrato. Per esempio, anche oggi sul primo gol si può farlo per loro. Io sto leggendo, scusa Valentino, sto leggendo che qui nella Lega Pro oggi Foggia ha comprato arbitri, dicono come ha vinto il Foggia. Il Foggia oggi ha comprato arbitri e guardaline nel sito Facebook Lega Pro Gione C. Un altro dice Foggia Catanzaro, che è pure sbagliato tra parentesi, marcatori terno arbitrale. Cioè, io Vabbè, ma chi lo dice, Manuel? Lo dicono gli avversari che non hanno. Non si possono attaccare. No, non soltanto gli avversari, no, anche quelli semplicemente che tifano Casertana, naturalmente fanno. Cioè, no, ma io dico una cosa: è innegabile che il primo gol c'era un fallo per loro, questo bisogna riconoscerlo. Sì, ma il rigore per noi c'era. Ma il rigore per noi c'era. Primo, secondo, il Catanzaro quante palle gol si è mangiato per palle dei giocatori? Permettendo che Narciso ha fatto dei miracoli pazzeschi. Io dico sempre una cosa: capisco l'attaccamento della maglia, però secondo me bisognerebbe fare anche delle critiche, però con cognizione di causa, insomma. Io invece, se posso, io non ho espresso ancora un piccolo parere, poi vorrei andare da Biagio a vedere se abbiamo anche l'altra telefonata. 2 minuti, però, li voglio dire questa cosa. Il gioco del Foggia mi ha stupito oggi più delle altre partite, perché riuscivamo a giocare sulle fasce e a lavorare sulle fasce molto, molto meglio. Secondo me il Catanzaro, così come tutte le altre squadre che andiamo a far visita, non hanno a che attaccarsi al gioco di De Zerbi, se non chiudendosi in difesa e facendo un gioco falloso. Da questo gioco falloso non si fa altro che innervosire il Foggia, perché l'unico modo per fermare il gioco è quello, è spezzare il gioco con i falli, far innervosire i giocatori, prenderla sul punto del personale. Oggi in parte ci sono riusciti il Catanzaro, perché con quell'episodio di Floriano, però voglio dire, se davvero questi sono gli unici strumenti a cui i nostri avversari si possono attaccare per bloccare il Foggia, ragazzi, siamo veramente un pezzo avanti, perché su queste cose si può sempre migliorare. Dal punto di vista del gioco e dei cross, noi ci siamo mangiati tantissimi gol anche oggi, e non possiamo dare colpa a nessuno, perché comunque siamo riusciti, nonostante ciò, a concludere 3 gol e a farli anche bene, diciamo. Quindi abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. L'arbitraggio è stato in parte, secondo me, un po' abbastanza equilibrato da una parte e dall'altra. Ci sono stati errori da una parte e errori dall'altra, non è stato sicuramente di parte, e questo mi riferivo solo all'episodio, ecco, chiaramente. Sì, ci sono stati degli episodi particolari, sì, in effetti. Poi giocano 10 contro 5, una partita difficile da equilibrare, da arbitrare. No, ma infatti comunque anche nella lamentela rispetto alle ammonizioni, è chiaro che queste partite qua, una volta che vanno su quella linea, i cartellini gialli per l'arbitro devono essere più facili, quindi ne dà di più. Però nemmeno noi questa volta, non è che i giocatori del Foggia hanno preso gialli stupidi, senso, all'inizio, se vedete il primo tempo, l'arbitro non ha cacciato proprio cartellini, infatti quando ha capito che la situazione stava degenerando, giustamente ha dovuto porre un minimo di regola, secondo me. Quindi da quel punto di vista non è stato maturo, insomma, è stato bravo. Biagio, eccomi. Allora, vogliamo provare a vedere che è l'ospite che un altro amico e Alessandro, vediamo se riesco a riprendermi la cam su di me. Eccomi qui. Allora, proviamo a chiamare Alessandro, proviamo a vedere se abbiamo possibilità di sentirlo. Un po' di pazienza, vediamo. Eccolo. Sì? Alessandro Biagio. Allora, adesso finalmente siamo in diretta? Certo che siamo in direttissima, okay. Siamo in direttissima, ti vediamo buonasera, buonasera a tutti.
Adesso, oggi il microfono è tutto tuo e ci commenti una partita finalmente vincente e vincente. Oh, finalmente. E che partita è stata, ragazzi? Beh, finalmente, l'hai detto tu, riesco a commentare una vittoria e non un pareggio casalino, quindi insomma, partita bellissima perché veniva poi, sai, il giorno dopo insomma di quell'esclusione di ML fatta dalle Zerbi. Per cui insomma si temeva, infatti secondo me in città c'era un po' di, come dire, di imbarazzo e di paura, insomma, che non si riuscisse poi a tornare da Catanzaro magari con un risultato positivo, perché insomma tornare da Catanzaro con un risultato non positivo, insomma, sarebbe stato, come dire, iniziare a mettere un po' in discussione De Zerbi e quant'altro. Invece alla fine insomma abbiamo dovuto dargli ragione, è stata una partita veramente bella, con un Sarno nell'inedita posizione di centravanti che ha fatto molto bene, insomma, ha risposto con una doppietta. Un Chiricò che secondo me è veramente disarmante per i giocatori avversari, perché ha una velocità di esecuzione nello stretto, poi era stato presentato a Foggia come uno che innamoratissimo del pallone. Che non passava mai, che non la passava mai la palla. Sì, Cavallaro e si diceva, esatto, sentivo dei commenti il primo giorno che è entrato Chiricò in due partite fa, quando praticamente uno dietro di me disse questo qua ci vuole di pallone, uno per Is e uno per il resto della squadra. E invece così a me non sembra, anzi tutt'altro, è uno che cerca la giocata, cerca la triangolazione, uno che magari salta l'uomo, ma lui se cerca subito gli avversari, non si incaponisce in dribbling che non servono a nulla. Che dire, tutti felici, insomma, tornano i ragazzi da Catanzaro con una bella vittoria, altri tre punti, insomma, giusto per non staccarci dalla vetta, insomma, per rimanere, insomma, per far sentire comunque il fiato sul collo a questa casertana che comunque sta andando avanti. Anche benissimo. Questa settimana. Beh, senti, un discorso sulla prossima, perché stiamo facendo il giro anche per, tu forse ci stai seguendo, per capire sì. Come sarà la prossima. Tu come la vedi? Sì. Beh, senti, il Benevento è più forte in casa che non è più forte in trasferta che in casa. Però noi l'abbiamo visto, insomma, il Foggia innanzitutto ha una capacità di uscire fuori dalle crisi che è impressionante, cioè nel momento in cui il Foggia va in crisi subito esce il carattere della squadra, probabilmente anche quello dell'allenatore, insomma, che incute questo ai ragazzi. La cosa bella di questa squadra è proprio questa, che non sono mancati mai i momenti di crisi, ma ne siamo sempre usciti alla grande, e poi quando giochiamo con le grandi squadre è tutt'altra storia, cioè dobbiamo avere paura della Paganese, dobbiamo avere paura delle squadracce che sono dietro, e invece poi magari con le grandi squadre facciamo sempre bei risultati. Io dico che sarà una bellissima partita anche quella. E ne siamo sicuramente vittimi anche da quella. Alessandro, ti ringraziamo per la tua disamina precisa, ci hai fatto venire fame, perché qua o ci dai, se qua ci dobbiamo mettere d'accordo, o ci fornisci piadina a domicilio in tutta Italia, oppure non o ci devi dare un'altra fotografia e dacci un'altra fotografia, perché così ci fai morire a quest'ora dopo, vabbè, d'accordo, un abbraccio. Viaggio, dimmi. Scusa, io volevo solo, se mi consenti, vorrei dedicare questa vittoria ad una ragazza, si chiama Daniela lì, o meglio si chiamava Daniela, perché è venuta a mancare in settimana purtroppo a causa di uno sciagurato incendio stradale, e lei era tifosissima del Foggia, era una di quelle sempre presenti allo stadio, era veramente una grande tifosa del Foggia. Ci tenevo solo a dire questo, basta. È una bella cosa, ci associamo sicuramente a te, perché poi non bisogna dimenticare che ci sono anche altre cose fuori dallo stadio, e a volte la vita ci prende anche su queste cose qui. Senti, siamo contenti del tuo intervento, siamo sicuri che ne farai un altro dopo la prossima partita sullo stesso tenore. Perché no, volentieri. Grazie Alessandro, volentieri, ti volentieri. Salutano tutti. Grazie a tutti, ciao, alla prossima. Ciao. Va bene. Vai. Niente, non so, io penso che possiamo anche terminare qui, se
se sei d'accordo con me, Biagio, oppure sì, abbiamo sì, ancora sì. altro tempo, come vuoi. No, se volete fare la carrellata finale e quindi magari... Una breve carrellata finale. Sì, facciamo una breve carrellata finale e poi... Partiamo dal più lontano, chiudere allora. Con questa andiamo bella puntata. Andiamo in California. Pino? Sì. Allora, questa settimana comincia bene. Ci sei, Pino? Lo vedo un po' bloccato, Pino. Pino mi sa che sì, è rimasto... No, ci sono. Ah, ci sta. Ci sono. Che poi... Questa settimana, allora, comincia bene? Con aspetta, Cristian, volevo farvi notare che Pino è l'unico che ci guarda da un giardino. Noi dovremmo fare altrettanto, non capisco perché tu a Roma non fai la stessa cosa o Manu non faccia la stessa cosa. Come al solito negli Stati Uniti, ma a parte la situazione di New York e Washington sotto la neve, le temperature sono altre e non permettono logisticamente i collegamenti dal giardino, diciamo così. Va bene, vai Pino. Possiamo attrezzarci per il balcone, volendo. Non a caso siamo in Califoggia qua. Insomma, questa settimana parte bene, dai, tutto sommato c'è il tempo per rilassarsi. Cosa ti aspetti in casa Foggia? Prima di come affrontare al meglio la prossima partita, secondo te? Da martedì, darci sotto e con gli allenamenti. Domani una bella festa, tutti contenti, felici, lunedì si gioisce per questi tre punti e martedì sangue bisogna agli avere occhi. Un'altra sangue agli occhi, bava in bocca e via per la partita di domenica prossima col Benevento che sarà fantastica. Sarà una bella partita, secondo me. Sarà una partita dove vedremo anche tiri da fuori area, perché sicuramente il Benevento non si chiuderà a riccio in difesa, quindi avremo molti spazi e forse Chiricò o Sarno faranno dei bei gol da fuori area. Quindi massima fiducia a Roberto De Zerbi. Sicuramente, massima fiducia a De Zerbi. È un uomo, De Zerbi sta dimostrando che non è allenatore, è anche uomo in campo e fuori per i tifosi, quindi quel che dice non sono vanvere ma è realtà e non bisogna ascoltare forse quello che viene pubblicato nei giornali, nei mass media, perché De Zerbi è penso una persona proprio leale, una persona che non ti pugnalerà mai alle spalle, quindi la squadra che porrà, secondo me, contro il Benevento sarà la squadra della vittoria, la squadra che ci porterà altri tre punti, ci darà altri tre punti. E secondo me l'uomo in più sarà proprio lo stadio. Ok, sarà grazie Pino. Manu, sì. Ti aspetti stravolgimenti in settimana oppure... No, io personalmente... No, io non mi aspetto stravolgimenti. Foggia deve giocare anche domenica a Benevento. Comunque giochiamo in casa così com'è. Secondo me, se Foggia gioca come deve fare, poi abbiamo giocatori che comunque abbiamo giocatori completamente diversi. Foggia ha cambiato pelle quest'anno con innesti giusti al punto giusto. Io insomma rispetto sempre per le squadre avversarie. Paura no, ma anche perché ci sono i fattori evidenti per non temere le squadre di questo campionato, perché noi non siamo da meno. Io credo che se siamo concentrati e giochiamo come sappiamo giocare, come oggi anche, signori, secondo me ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, perché adesso ci serve vincere. L'importante è che non sottovalutiamo le squadre, perché sono queste perché questo è il nostro problema. Perché molto spesso appunto noi sottovalutiamo le squadre e perdiamo punti per strada. Grazie. Scusa, sentivo intanto dei rumori, non so da dove. Ecco perché mi fermavo. Abbiamo perso Cristian. E va bene, allora se abbiamo perso Cristian vuol dire che recupero io. Cristian ci ha seguito finora, adesso vedo che c'è un blocco, vabbè, pazienza, succede. Finiamo il giro, adesso c'è Valentino.
Valentino, il tuo commento per la prossima partita? Io l'aspetto fiducioso, è chiaro, è una partita importante, più per noi, nel senso che se dovessimo vincere a quel punto scaveremmo un solco nella classifica e ciò Benevento. Però io l'approccio come nella strada che mi ha indicato oggi, ieri, anzi De Zerbi in conferenza stampa, e cioè alzarsi la mattina e pensare a vincere il campionato e andare a letto la mattina col pensiero di vincere il campionato, e questa sarà la mia filosofia di vita. Benissimo, benissimo. E andiamo avanti, penso Giovanni, Juanito. Sì, 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 ma io penso che comunque sarà una partita difficile, però non dimentichiamo che Di Bari ha detto che comunque arriverà un'altra punta, quindi io punterei sul fatto anche che, chi lo sa, magari a sorpresa là davanti ci potrebbe essere qualcuno di nuovo, ma comunque secondo me arriverà qualcuno di forte davvero. Benissimo. Quindi insomma il Benevento oggi gioca con l'ultima, quindi verrà a Foggia a giocarsela, visto che sarà sotto di un punto, salvo sorprese, quindi occhio alla punta che arriva. Perfetto, e adesso finiamo con Giacomo. Non ho dimenticato nessuno, no? Assolutamente no, credo di no. Vai con Giacomo, vai Giacomo. Beh, ho dato uno sguardo alle classifiche. Diciamo... A proposito, Giacomo, ti devo dire una cosa. Dal tuo primo intervento abbiamo capito qual è il lavoro che tu non potrai mai fare. Ovvero? Cioè, l'ambasciatore, cioè quello proprio è una cosa, evita di farlo, perché qua sono un po' di anni che non siamo in guerra, non vorremmo arrivare magari a uno scontro frontale, non sei proprio molto diplomatico. Io sono diplomaticissimo, ragazzi. Sì, sì, ce ne siamo. Vai, vai Giacomo, vai. Detto questo, ho dato uno sguardo alle classifiche, diciamo, e il Benevento fuori casa per fortuna non brilla, nel senso che sarebbe l'ottava posizione, a tre vittorie fuori casa, e mi auguro che rimangano tali. Detto questo, se siamo la squadra che deve vincere il campionato, dobbiamo vincere pure contro il Benevento, e sono convinto che sarà così, anche perché abbiamo uno dei pochi allenatori di calcio in Serie C. Quindi non abbiamo paura, andiamo a vincere sto campionato, andiamo a vincere col Benevento, andiamo a vincere sto campionato. Benissimo, benissimo. Allora, io adesso riprendo un attimo la connessione, vediamo se riusciamo a farlo, ma sicuramente sì. Solo una nota, il Lecce sta vincendo 1-0 contro la Juve Stabia. Il Lecce sta vincendo, ma non fa niente, noi continuiamo a vincere noi e poi vediamo. Ragazzi, io saluto tutti, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio in particolar modo Christian che ha condotto per la prima volta lui la trasmissione, poi si è disconnesso, ma succede, Skype cerca di farci queste... E ogni tanto di questi scherzi, non fa niente, ci va benissimo così. Grazie a tutti ragazzi, faccio partire la sigla, arrivederci, buona serata a tutti, forza Foggia sempre, ciao. Sempre forza Foggia, sempre, ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.